Saluto però uno che di Under 23 ne sa davvero molto, che c'ho il collegamento telefonico, che è niente meno che uno dei miei youtuber preferiti, Fuori Rosa TV, Roberto. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, buona serata a tutti. Guarda, sono davvero contento di averti in collegamento telefonico. Davanti a me una cornice vuota dello stadio Dino Manuzzi di Cesena. Sappiamo che ci dobbiamo abituare a questa atmosfera. Tu sei un grande cultore di Juventus Under 23, ma non parliamo solo di questo. Lo dico ai nostri ascoltatori, sei un grande cultore di Juventus Under 23. Ti chiedo, come commentiamo queste scelte di Pecchia, anche tra virgolette sorprendenti, perché Fagioli gioca dal primo minuto? Beh, secondo me sorprendenti sì, ma fino a un certo punto. Secondo me la scelta di Fagioli ricade anche sul fatto che è più giovane di molti altri e soprattutto essendo più basso, secondo me è entrato in condizione prima, e quindi io credo che sia dovuto anche a quello. Eh sì, e poi vedremo anche classe 2001, già 5 presenze con la Juventus Under 23, è già partito lo streaming Facebook, mi raccomando commentatelo e soprattutto condividetelo, perché ci sarà da parlare tanto stasera per quanto riguarda sia la Juventus Under 23 ma anche la prima squadra. Siamo in attesa di Arthur, carissimo Roberto, e volevo proprio commentare con te, in attesa comunque anche di commentare l'11 della Ternana, volevo commentare con te questo giocatore, no, che insomma rappresenta di fatto insieme a Pjanic il primo grande scambio nell'era post-Covid della Juventus. Questo è il primo scambio di mercato di rilievo dell'era post-Covid, passami il termine. Sì, sì, effettivamente sì, è così. È uno scambio che credo che accontenterà tutti, accontenta i due giocatori, accontenta le due società. E quindi credo che a livello finanziario soprattutto ha accontentato tutti. Certo, e a livello societario ha accontentato tutti. Mi soffermo su Arthur, ma poi appunto siamo in attesa dell'11 titolare della Ternana. Mi soffermo su questo perché su Pjanic io onestamente, Roberto, qualche rimpianto ce l'ho. Secondo me come mezzala lo si poteva rilanciare, rivalorizzare. Pensi che abbia pesato la sua volontà di essere ceduto nell'ottica di questo scambio che poi è avvenuto? Comunque è questione di dettagli, ci sono le visite mediche che avverranno domani e poi niente, la ratifica, no? La firma nei contratti, e poi appunto dalla prossima stagione Arthur sarà un giocatore della Juventus e Pjanic del Barcellona. Non lo so, tu che idea ti sei fatto a riguardo? Allora, mi sono fatto l'idea che intanto secondo me Pjanic è stato troppo spesso massacrato, anche quando non era da massacrare. Sono d'accordo. Spesso non gli sono state perdonate anche prestazioni buone, figuriamoci poi quando ha fatto prestazioni negative. Credo che più che la volontà di Pjanic sia pesata l'età di Pjanic. Era l'ultimo anno dove potevi fare una plusvalenza piena con lui. Guarda, carissimo Roberto, ci abbiamo uno spettatore dal Belgio, mi scuso anticipatamente se sbaglierò la pronuncia, che è Valérie Tormon, che dice ciao dal Belgio, forza Juve. Straordinario Valérie, che seguirai la Juventus Under 23 insieme a noi. Condividete lo streaming Facebook, mi raccomando, interagite, inviate messaggi al 340 54 25 324, perché stasera si può davvero scrivere la storia. E io Roberto te lo chiedo, no, perché insomma secondo me è molto pertinente questa domanda. Tu nel 2018, quando è nata la Juventus Under 23, te l'aspettavi che saremmo arrivati oggi nel 2020, ad appena 2 anni di distanza, a giocarci un trofeo? Ma allora, è chiaro che quando è nata la Juve Under 23 e bisognava, cioè molti hanno pensato la Juve, figurati, la Juve va in Serie C e stravince. Certo. Io, sapendo la difficoltà dei giovani ad adattarsi a un campionato come quello della Serie C, sapevo le difficoltà che avrebbe incontrato la Juve. Comunque, devo essere sincero, non mi aspettavo di vedere stasera una finale di Coppa, anche se di una Coppa di Serie C, dopo aver eliminato tra l'altro squadroni, perché comunque hai già eliminato anche ad esempio l'Alessandria, fra il Pisalò, insomma. Sì, hai eliminato nell'ordine, hai fatto bene a ricordarlo, Alessandria, Provercelli, Feral Pisalò e tra le altre cose con in mezzo il Piacenza, ex squadra di Nicola Fagioli. Hai fatto bene a rimarcarlo. Sempre seguo la vostra trasmissione, grandissimo Valérie, condividi lo streaming, fallo girare tra i tuoi amici, perché stasera dobbiamo scrivere la storia insieme. E c'ho anche un occhio alle immagini di Sky Sport, perché vediamo quando arriva Arthur, quando spunta all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Senti, volevo commentare con te, carissimo Roberto, anche il post Juventus Lecce, perché la Juve ha vinto 4-0, ma c'è ancora qualche tifoso che è scettico su Maurizio Sarri, che comunque trova il pelo nell'uovo, no? Ho detto oggi a tutta la Juve che vuoi qua su Radio Bianconera. Non lo so, qual è la tua valutazione a riguardo? Come mai c'è ancora qualche tifoso scettico, nonostante quell'ottima risposta che abbiamo visto con Lecce?
Allora, a mio avviso, intanto lo scetticismo di molti tifosi nasce dal fatto che Maurizio Sarri sia antipatico un po' a tutti i tifosi della Juve per i trascorsi. Un po' come Allegri, quando è arrivato alla Juve, si è preso tante antipatie semplicemente perché veniva dal Milan, eccetera, eccetera, eccetera. E perché arrivava dopo Conte, quindi eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me Sarri è un buonissimo allenatore che non è ancora riuscito a far vedere quello che lui vorrebbe far vedere dalla Juve, però... con tutte le critiche che io ho mosso su Sarri in diverse partite, soprattutto col Napoli, perché ad esempio non avrei mai messo dentro Costa e Cuadrado dal primo minuto avendo la possibilità di 5 cambi, però sì. Sicuramente lui li avrà visti in allenamento e sa più di me, no? Però sì, qualche sì, critica sì, ovviamente te la prendi. Io sinceramente ieri, io a parte i primi 15 minuti dove il Lecce ha avuto occasioni perché ci siamo addormentati palesemente noi, perché abbiamo fatto un paio di errori che, su cui l'allenatore non c'entra assolutamente nulla, sono proprio errori di concentrazione. Poi certo, dopo però poi basta, non c'è stata partita, cioè la Juve poi ha dominato. Molti dicono dopo l'espulsione, ma anche prima dell'espulsione abbiamo avuto due o tre occasioni nitide, quindi... Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Lecce ha fatto un ottimo avvio, però la Juventus, diciamo che come sempre è riuscita a dilagare sul tandem, carissimo Roberto, in attesa della formazione della Ternana che andremo a commentare, perché la Ternana è una formazione, poi non vi voglio fare spoiler, però è una rosa di assoluto rilievo. Però al di là di questo, al netto di questo, lasciando un attimino da parte la Juventus Under 23 che vi commenteremo in maniera accurata, io ti chiedo Roberto, diciamo questo trio d'attacco, no? Che di fatto ieri, seppur a distanza, nel rispetto tra virgolette delle distanze, se così lo vogliamo definire, ha visto protagonisti tutti e tre gli attaccanti, Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain, con un gol ciascuno. A te qual è la formula che convince di più? Quella con il tridente oppure quella con Higuain a partita in corso? E nel frattempo saluto e abbraccio Desiree Gronchi che scrive: forza Juve, dai ragazzi, vincete per noi, dai che sta Coppa Italia va portata a casa, dai, dai! Allora, l'idea che mi sono fatto io è che le due formazioni possibili per la Juve devono essere Dybala, Bernardeschi, Ronaldo o Dybala, Ronaldo e Higuain. Cioè io Douglas Costa in questo periodo già non lo metterei mai titolare perché è un giocatore che ti spacca in due la partita, cioè dopo i 60 minuti. In questo periodo post-Covid, secondo me Costa entrare in partita in corso diventa un'arma di distruzione di massa proprio, cioè, certo. Quindi io sicuramente non metterei Costa titolare. Poi se mi chiedi qual è che preferisco, io preferisco sempre l'attaccante puro davanti, quindi preferirei Ronaldo, Dybala e Higuain. Certo, certamente. 340 54 25 324 il numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio. C'è un ascoltatore che non si firma che scrive: ciao Luca, pensi che almeno in Under 23 alzeremo la coppa? Chissà, vedremo. Io ti dico, Roberto, tornando all'Under 23, ho sensazioni diciamo positive a prescindere, perché comunque oggi ne parlavo con Mauro Zironelli che ha cominciato questo progetto, sta parlando intanto Fabio Pecchia a Rai Sport, noi non lo potremo ascoltare per una questione di diritti, ma poi vi andremo a commentare le sue parole. Comunque dicevo, Roberto, ho parlato con Mauro Zironelli e lui mi ha detto che comunque a prescindere questo è un successo, perché questi certo, sono tutti ragazzi non Under 23, Under 21, cioè vedendo la formazione a parte Nocchi al CB adesso e Marchi ovviamente, sono tutti Under 21, tutti classe 99, 98 e arrivano a giocarsi un trofeo come la Coppa Italia Lega Pro contro una formazione di totale esperienza, di totale rinomamento, se così vogliamo utilizzare questo neologismo, però una formazione ben più blasonata da un punto di vista dei valori, dell'esperienza, per cui è un successo a prescindere, Roberto. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro io credo che l'anno scorso Zironelli abbia pagato proprio la novità. E ti dirò di più, secondo me Zironelli ha pagato molto il fatto che la Juventus aveva sottovalutato un po' la Serie C l'anno scorso. Ma sì, tanto quei ragazzi ci andiamo. Infatti l'anno scorso fece poi un mercato molto importante a gennaio. Riformulò praticamente la squadra a gennaio. E sì, quindi... Quest'anno secondo me abbiamo fatto più delle più rose aspettative, secondo me abbiamo già raggiunto dei livelli allucinanti. È giusto ricordare che stiamo giocandoci la finale di Coppa Italia dove c'erano tutte le squadre, quindi c'erano squadre più blasonate, mi viene in mente il Monza, la Regina, la Vicenza che sono venute su in Serie B, ma c'erano proprio tutte le squadre della Serie C che partecipavano a questa competizione. Detto questo, oltre la Coppa Italia, mi piace ricordare che abbiamo fatto un grandissimo campionato battendo quasi tutte le migliori, comunque poi non siamo riusciti
a vincere il campionato, non siamo ai primi livelli perché non puoi avere una continuità con una squadra così certo. giovane, però hai fatto grandi cose. Cioè, la vittoria a Monza secondo me è una perla. Esatto, nel segno dell'ex Ettore Marchi che ha fatto doppietta. Ti interrompo Roberto, oltre a dire che dovete condividere questa diretta Facebook, siete straordinari, leggo per esempio Giancarlo Tradigo, Valerio, un bacio da Cosenza, forza Juventus, il popolo bianconero è sempre unito e siete straordinari in questa grande famiglia che è quella di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ti interrompo Roberto perché le squadre stanno per scendere in campo e leggiamo la formazione al volo della Ternana, qua ovviamente su tuttojuve.com, che è il sito di riferimento anche di Radio Bianconera, uno dei siti di riferimento, è disegnata da un punto di vista dei giocatori, ma ve la schiero io tatticamente in campo. In porta Iannarelli, difesa centrale composta da Celli e da Russo, che tra l'altro Russo ha rilasciato un'intervista in esclusiva a tuttojuve.com. Sulle corsie Mammarella sul tandem di destra, mentre Parodi su quello di sinistra. Centrocampo composto da tre giocatori che sono niente meno, mamma mia, fare ordine qua è davvero complesso, però a centrocampo ci dovrebbero essere, anzi ci saranno Palumbo, Verna leggendo qui Paghera, che è stato preferito quindi a Defendi, capitan Defendi, sulla tre quarti Partipilo e poi in attacco Vantaggiato e Ferrante, quindi Ferrante ha vinto il ballottaggio su Guido Marilungo. Adesso vediamo le squadre in cerchio, Aldino Manuzzi di Cesena che stanno effettuando questo minuto di silenzio giusto per rispetto di tutte quante le vittime del Covid, questa tragedia che ha colpito e ha devastato il nostro paese, e soprattutto anche in onore di tutti quanti i medici e gli infermieri che hanno combattuto in prima linea. Ci associamo anche noi di Radio Bianconera, pronti a raccontarvi le emozioni del match. Roberto, c'è Valéry Tormon, chiedo scusa, ho letto male, che è ottimista nei commenti Facebook, ci scrive Juventus 3, Ternana 1. Mamma mia, magari sarebbe bello. Comunque posso bello, dire sì. che mi ha sorpreso Pecchia oggi, comunque voglio dire mai? Questa cosa, perché ha messo l'esperienza davanti a tutto, ha messo Brunori e Nocchi. No, sì, ma poi anche proprio Marchi e Del Sole anche, cioè, tutte e tre assieme. Sì, ma quindi, poi ti dico la verità, secondo me Pecchia si è anche affidato a Nocchi, no? Citato il portiere al posto di Loria, per il fatto che Loria, sappiamo, no? Parliamo di Pjanic, però Loria è già stato ceduto al Pisa, quindi magari anche lui può avere la testa altrove. Squadra in campo, pronta al fischio d'inizio, io Roberto ti saluto e ti ringrazio, ci ritroveremo nel corso di questa bellissima partita. Ciao Roby! A dopo! E ringraziamo Roberto, Fuori Rosa TV, però ce l'abbiamo in collegamento e ha fatto una lettura nel prepartita davvero fantastica, per questo lo rievoco, Fuori Rosa TV, Roberto Loforte. Ciao Roberto, rieccoci. Ciao, eccomi. Mamma mia, ma che partita stiamo guardando? Cioè la Juventus Under 23 sì. è dir poco straordinaria in questo primo tempo, almeno sì, fin qui. Sì, no, ma devo dire la verità, la Ternana è molto molto forte, molto esperta e si vede, però la Juve se la sta giocando. È ordinata e sta facendo il suo. Quindi... Tra le altre cose, guarda, te lo chiedo Roby, secondo te Del Sole lì voleva rimetterla dentro oppure voleva concludere? Quando no, lì ha cercato di fare gol. Era difficile. Era molto difficile, però lì probabilmente sapeva che non c'era nessuno e ha provato, tanto ma che vada non l'avrebbe messa comunque. Sì, ha colpito la traversa con Iannarelli che era praticamente battuto. No, spiazzato. Spiazzato, era lì fermo, l'aveva battezzata fuori ma la palla stava per entrare. Dal tuo punto di vista, Roberto, perché appunto rispondiamo anche a qualche messaggio che un po' trascurato che è arrivato al 340 54 25 324. Quale giovane under 23 porteresti in prima squadra? Ce ne sono diversi, Roberto? Sì, questa è una bella domanda, ma ce ne sono parecchi. Comunque devo dire che ad esempio io Touré una chance gliela potrei anche dare. Bravo, lo sapevo che mi dicevi Touré. Cioè, mi sembra uno di quelli più pronto a livello anche proprio, cioè mi sembra più carismatico e di personalità Touré che ad esempio Del Sole. Quello che sto vedendo, cioè sembra Del Sole il ragazzino che non aveva mai giocato nei professionisti prima. Sì, che poi Del Sole ha fatto anche 3-4 presenze in Serie B, cioè ricordiamo che stiamo parlando di giocatori di assoluta esperienza. Ora c'è un calcio d'angolo, vediamo la Ternana che lo batte, stacca la difesa della Juventus che può trasformare l'azione difensiva in offensiva, prova il tiro al volo Parodi, però va male, allora la Juventus prova a ripartire, frabotta, mamma mia straordinario. Ti chiedo, Raffia che ha ricevuto il pallone, salta due avversari, prova il passaggio filtrante, viene però chiuso, la Ternana recupera il pallone, vediamo adesso ancora Raffia in possesso palla, mamma mia che
partita sontuosa del giocatore che piace anche a Maurizio Sarri. Si ferma, prova la sterzata in direzione, questa volta sì, di Farbotta. Salta un uomo, numero di Farbotta, entra in area Farbotta, cross in mezzo, Iannarilli respinge con la Ternana che adesso spazza via il pallone. Senti Roberto, io qua sto assistendo a un calcio, guarda, champagne forse anche riduttivo. Sì sì, veramente stiamo facendo. Ma poi la cosa che a me sorprende è che questo Under 23, di gran parte di questo Under 23 è stata rifondata a gennaio, nel senso che molti cambi ci sono stati. Lo stesso Del Sole è tornato alla Juve a gennaio. Eh sì. Eppure sembra che giochino assieme da tantissimo. Mm-hmm. Sì, ma anche Brunori, Marchi, cioè sono tutti giocatori arrivati a gennaio che hanno cambiato volto a questa squadra, attenzione. E guarda, spostiamoci un attimo alla prima squadra, perché oggi l'ho un po' bacchettato a cose di calcio, giustamente qualche ascoltatore a Radio Bianconera se lo ricorda, a cose di calcio, a tutta la Juve che vuoi, e ci ha scritto al 340 54 25 324 Ronaldo via a fine anno, punto interrogativo. Perché Roberto, non so come la vedi tu, però secondo me bisogna avere un approccio un po' più neutro nei confronti di Cristiano Ronaldo, che ieri ha segnato, ha fatto assist, però dal mio punto di vista andrebbe un pochino di più preservato. Allora, se mi dici che va preservato, sì, però io non, cioè veramente, cioè anche tu lo ieri faresti giocando... giocare sempre? No, però no, cioè, certamente va preservato. Qualche volta il turnover deve farlo anche lui. D'altronde non abbiamo attaccanti, quindi quello è, mamma mia, che brutta punizione. No, è inevitabile, inevitabile. Nel frattempo continuate a condividere lo streaming Facebook e a commentarlo, a seguire la Juventus Under 23 insieme a noi e a porci i vostri quesiti sulla prima squadra. Dal tuo punto di vista, sempre stando alla prima squadra, Roberto, hai la percezione che comunque l'approccio che abbiamo visto nel secondo tempo sia quello che la Juventus avrà anche in Champions League a partire dal Lione in poi? Ma questo non lo so. Perché dipenderà molto anche dagli avversari che avremo, certo. Come si organizzeranno gli avversari. Cioè, un approccio con quattro attaccanti come quello di ieri, con poca attenzione dietro perché non ce n'era più bisogno, contro un Bayern non so se ti va molto bene. Col City magari sì, perché tanto il City palleggia, quindi puoi andargli a pressare in bocca, in poche parole gli vai a pressare addosso. Mm-hmm. Quindi dipenderà molto dagli avversari, ecco. Però diciamo che ieri una delle cose che mi ha fatto piacere è stato proprio il cambio di modulo e atteggiamento tra il primo e il secondo tempo, perché credo che comunque la capacità di cambiare in corsa sia veramente una proprietà di migliori, ecco. Siete straordinari, continuate a condividere lo streaming Facebook e a interagire con noi, perché adesso chiederò a Roberto un domandone da... Ti ricordi quando si diceva 10 milioni di dollari, no? O 100 milioni di dollari? Io ti chiedo, la Juventus, alla luce del percorso che sta facendo, alla luce anche della sconfitta in Coppa Italia, può dar l'impressione di aver barattato una coppa, dai, diciamolo, meno blasonata per quell'altra coppa lì? Hai capito cosa intendo, dai? E chiediamo anche ai nostri ascoltatori cosa ne pensa. Allora, io sono uno di quelli che ha criticato la Juve per aver perso la Coppa Italia anche in maniera abbastanza aspra, perché la delusione soprattutto di aver perso, perché non fa mai piacere. Però rivediamola con un altro pensiero. Cioè, io credo che il Napoli, fuori da tutto, abbia fatto la preparazione per quella partita, per quella Coppa. Noi l'abbiamo fatta una preparazione per andare più avanti. Certo. Quello credo che sia il motivo per cui poi alla fine il Napoli in finale ha corso di più. Noi, anche se perdevamo la Coppa Italia, puntavamo ad altro. Napoli con la Coppa Italia ha salvato la stagione. Attenzione, perché qua c'è una conclusione da parte, l'ho vista proprio in tempo reale, da parte di Ferrante, se non erro, che si è trovato il pallone lì tra i piedi, ha calciato. Chance importantissima per la Ternana, non bisogna lasciare questi spazi proprio macroscopici. E facendo proprio zapping sull'Under 23, anzi era parti Pilo, che sappiamo che sguscia sempre, no? Artista un po' ibrido, questo cross dalla sinistra da parte di Parodi, e abbiamo visto proprio parti Pilo, mamma mia, proprio ha fatto la rasoiata alla traversa, come si suol dire, come quando ci si taglia la barba al mattino e si va di contropelo praticamente. Qua però la Juventus si è fatta trovare scoperta, Roberto, cioè non bisogna concedere queste situazioni. Sì, hai ragione, però è uno dei è lampante una cosa, cioè ti fa capire che noi siamo una squadra che gioca a pallone nonostante abbiano tutti i giocatori di 19 anni, perché la Ternana è giocando in contropiede. Cioè, questa è una cosa che magari non ti porterà a vincere nel lungo periodo,
però porterà a far crescere i giocatori, perché comunque questa partita qua, nonostante la Ternana abbia giocatori molto esperti, io sto vedendo una Juve che gioca pallone. Sì, e poi soprattutto, guarda, io sono sempre molto neutro, Roberto, faccio molta attenzione a commentare queste cose, perché poi ti si ritorcono contro, lo sai. Però finora ha avvantaggiato quel giocatore tanto temuto davanti, che ha giocato al Bologna, al Torino, in Serie A. Non l'ho visto tanto presente nella manovra offensiva. Siamo neutri, però ho detto fin qui, attenzione, ho usato quella magica parola. No, io ti dico la verità, io ho visto crescere, per modo di dire, ma ho visto tanti anni Mammarella, e tutte le volte che lo vedo, cioè, vedo che c'è un piede. La pennellata, ha battuto una punizione davvero straordinaria, però adesso vediamo la Ternana di nuovo, nuovamente in attacco. Scusami se ti interrompo, Roberto, la Ternana ora deve palleggiare perché la Juventus si è chiusa molto bene, ancora il pallone all'interno per Palumbo, il dai e vai. Qui mi sembra, Roberto, che ci sia una deviazione, non c'è tocco di mano a giudizio dell'arbitro. Frabotta, diciamo che ha carambolato il pallone in diretta. La percezione si poteva avere, ma rivediamo il replay, non abbiamo problemi a dire che eventualmente era fallo di mano, lo sapete, rivediamo il replay. Evidentemente l'arbitro ha uno sguardo molto più importante di noi. Mi sembra che sia andata troppo forte fuori per essere di mano. Sì, insomma, la valutazione dell'arbitro è stata giustamente di non concedere calcio di rigore, ma soltanto calcio d'angolo alla Ternana. Con gli addominali. Proprio da addominale, di dorsale, no, il dorsale è dietro, quindi da addominali. Nel frattempo, Roberto, c'è Desiree Gronchi che ci scrive, ci fa proprio tutto il calcio minuto per minuto, ci scrive Cagliari 4, Torino 2 sotto la diretta Facebook, che dovete continuare a commentare e condividere. E io ti chiedo, che idea ti sei fatto di questi risultati che iniziano a essere importanti in Serie A? Di fatto la Juventus che fa 4 gol, l'Atalanta che dilaga col Sassuolo, cioè il numero di gol si fa sempre più consistente a discapito poi dei ritmi lenti di cui si parlava alla vigilia, no, di queste partite. Ma io credo comunque che, ad esempio, cioè diciamocela tutta, l'Atalanta non è la notizia che faccia tutti questi gol, nel senso che è una squadra che trova la porta. Ne ha fatti 26 in più della Juve, pensa te. E noi comunque in certe partite, quando abbiamo avuto modo di giocarle come volevamo, tipo col Cagliari, gol li abbiamo fatti, quindi. Mm-hmm. E quindi penso che comunque ovviamente un po' il post-Covid abbia smorzato le solidità difensive delle squadre. Questo credo che sia normale, che sia anche umana come cosa, perché è normale, cioè non riesci a, non hai, come posso dire, non hai le misure del campo per troppo tempo, per 3 mesi non hai avuto le misure del campo, quindi è normale che gli equilibri di squadra vengono un pochino meno. Certo. Però alla fine penso che i valori vengano fuori comunque poi. Roberto, ci risentiremo nel corso della partita, però intanto te lo chiedo, mi inizia ad abbozzare un po' un pronostico quantomeno del primo tempo, dai, mancano 2 minuti, è facile. Ma ti metto in una brutta situazione, Ma io, guarda, devo essere sincero, sono convinto che la Juve possa far bene, più passa il tempo, più la Juve possa venire fuori nel lungo, perché alla fine noi giocando a pallone, cioè a differenza del contropiede, noi palleggiando abbiamo in teoria meno difficoltà fisica, però vediamo, insomma. Dai, staremo a vedere. Ringraziamo appunto Fuori Rosa TV, Roberto Loforte, che ritroveremo nel corso della diretta. Grazie Roberto, a dopo. E magari andiamo a commentare con Fuori Rosa TV quello che sta succedendo, che Fuori Rosa TV so che è in trepidazione, tra le altre cose mi ha scritto su WhatsApp dei messaggi privati che non si possono citare, ma davvero di estasi rispetto al momento della Juventus Under 23, che sta compiendo un'impresa storica, per cui forza ragazzi. Vediamo ora che Palumbo la gestisce, Palumbo la gira dietro, ancora in direzione di Russo che ha commesso quel fallo da rigore ingenuo su Brunori, uscito al posto di Portanova. Ora vediamo la Ternana in possesso palla, stoppa il pallone in qualche modo Di Pardo lo recupera, Touré, allora Touré si fionda in avanti, pronto a trasformare l'azione difensiva in offensiva. Vediamo però che qua Nocchi è stato straordinario, rivedo. Proprio un colpo di reni, a dir poco, irreprensibile sulla punizione di Mammarella. Abbiamo ripristinato il collegamento con Fuori Rosa TV, Roberto, che risaluto. Rieccoci, Roby. Rieccoci.
Entra De Fendi, sta per entrare De Fendi tra le fila della Ternana. Vedremo al posto di chi esce Verna, che ha fatto una partita di grande sacrificio. Però io ti chiedo, Roberto, come hai visto questo impatto di Wesley, che è un giocatore per il quale Maurizio Sarri stravede, tant'è che l'ha portata a più riprese su in prima squadra? In realtà non si è mangiato un gol davvero macroscopico. Avrà preso esempio da Bernardeschi, non lo so. No, è proprio Gagliardini tu che attenzione, veramente ancora più grafico di Bernardeschi. Bernardeschi era in velocità, questo lui aveva proprio tutto il tempo possibile di fare quello che voleva. E lì doveva chiudere la partita, là se facevi il 3-1 veramente, davi una botta decisiva. Capita, speriamo che insomma non faccia danni questo errore, perché veramente poteva veramente mettere la partita in una discesa enorme. Nel frattempo la competitor della Juventus, prima squadra Lazio, sta pareggiando con la Fiorentina. Qua verrà ammonito Fagioli, che ha commesso un fallo tattico inevitabile su Palumbo, che stava ripartendo. 61esimo, Juventus Under 23, 2, Ternana 1. Senti Roberto, ti chiedo, guarda, soffermiamoci su Fagioli, perché io esagero, secondo me è pronto per la Serie A Fagioli. Ma proprio per giocare titolare, eh? Guarda, io a fine del primo tempo sono andato ad avvisare mio papà del risultato, e che ha segnato un giocatore che è nato nel suo stesso paese, che era Fia, che è proprio nato nella stessa città di mio papà, no? E io ho detto proprio questo, gli ho detto: guarda che io Fagioli, io in prima squadra qualche gettone di presenza glielo butterei dentro, perché forse anche più di uno, ti dico la verità Roberto, personalmente io lo farei esordire e giocare in maniera continuativa. No, anche perché sto leggendo di nomi allucinanti, tra cui Tonali a 50-60 milioni, così, quando c'hai un Fagioli... Roberto, commentiamo insieme questo strappo di Touré, straordinario, Touré, s'avventura, fa tutto da solo, viene chiuso, mamma mia, Roberto, t'ho interrotto su Fagioli, però davvero, no, Touré, mamma mia, ma Touré quanti... Ma veramente, ma gli dando la benzina, cosa va, a gasolio o a benzina? Touré, ma straordinario. Touré è impressionante, ha una corsa incredibile. Davvero straordinario questo giocatore irreprensibile. Io veramente, magari sono ripetitivo, ma stravedo per Touré nettamente uno dei migliori in campo. Andiamo a leggere di un allenatore che dovrebbe teoricamente occuparsi anche di questi giovani, perché c'è un ascoltatore che ci scrive al 340 54 25 324, mi chiede: Luca, che cosa ne pensi di Sarri? Chiediamolo all'ospite, a Roberto, vediamo che giudizio c'ha Roberto di Maurizio Sarri. Di Sarri? Allora, io sono dell'idea che Allegri era uno dei migliori gestori che c'è sulla piazza, e Sarri è un altro tipo di allenatore. È chiaro che quando decidi di fare un cambio come quello che ha fatto la Juve, devi cambiare stile di allenamenti, quindi devi prendere un altro allenatore. Penso che a volte sia troppo cocciuto, ed è il suo limite di continuare su certe idee anche quando certe partite non te lo consentono. Per il resto credo che sia comunque un buon allenatore. Alla fine, sei primo in classifica, sei arrivato in finale di Coppa Italia, e le finali sappiamo benissimo quanto siano strane, no? In vari modi. Poi c'è stato anche il Covid, che comunque ti ha spezzato i ritmi. Magari la finale giocata senza Covid magari ti permetteva di arrivare in un altro modo alla finale. Non si sa. Io credo che sia un buon allenatore. Poi, come sempre, come gli acquisti, come i nuovi arrivi, io parlo sempre, poi il bilancio lo faccio sempre poi al giugno successivo, in questo caso a settembre, cioè quando finirà la stagione, potremmo avere un'idea di quello che è stato Maurizio Sarri. Di sicuro io credo che Sarri sbagli ogni tanto a livello proprio di... Secondo me è dogmatico. Non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari chiediamoglielo sia su Facebook sia al 340 54 25 324, fatecelo sapere. Secondo me è un po' troppo dogmatico, nel senso che, sai, la difesa zona, rinunciare proprio a priori alla difesa 3, cioè secondo me sbaglia in questi dogmi. Non so come pensi, esatto. Tu. Infatti ho detto, è cocciuto in questo senso qua. È pronto a entrare Zanimacchia, un altro che Maurizio Sarri, diciamo, osserva con particolare attenzione. Vedremo al posto di chi, forse. Ma Zanimacchia aveva già un accordo con una squadra di Serie B in prestito a gennaio, e Sarri ha bloccato tutto perché dice che lo trova interessante, quindi...
Ma Sarri ha fatto così anche con Demiral, eh. Ricorderai che Demiral la scorsa estate doveva essere ceduto, poi alla fine grazie alla volontà di Maurizio Sarri è rimasto. Vediamo ora che c'è un cambio, appunto, vediamo chi esce. Non ho fatto in tempo a vedere la lavagnetta luminosa. Esce Rapia infortunato. Infatti questa è una notizia, insomma, brutta, perché aveva fatto un ottimo primo tempo. Che voto gli diamo? Dai, gli si può dare un voto definitivo. Lui ha segnato il gol del definitivo sorpasso per ora. Beh, attualmente è 7.5, perché comunque per il momento è il gol pesante, quello più pesante di tutti, quindi speriamo che rimanga 7.5. Certo. Ora vediamo Marchi. Marchi prova ad allargare il gioco in direzione di Frabotta. Vediamo proprio lo scambio a sinistra. Vediamo ora questa percussione proprio di Zanimacchia, il pupillo di Maurizio Sarri, ancora per Frabotta. Il cross dentro! Spazza la Ternana. Calcio d'angolo per la Juventus Under 23. Io non ho i dati del possesso palla, Roberto, però anche dal punto di vista del possesso palla, veramente è una Juventus magistrale. Cioè, comunque, ma anche il pallino del gioco è della Juve. Sì, sì, no, ma io comunque sto vedendo Marchi, che sarà avanti anche con l'età, però... Se ci manca che un attaccante, tocco, qualche possibilità. No, infatti l'avevamo detto, era trapelata questa indiscrezione che Marchi avrebbe potuto magari fare un exploit con la prima squadra. Nel frattempo, tornando a parlare anche un po' di prima squadra, ti chiedo, Roberto, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima partita con il Genoa? Perché Marassi è un campo ostico, sì, ma sarà senza pubblico a sto giro, eh? Ci aspetterà un Genoa che si chiuderà, che tenterà in tutti i modi di portare a casa lo 0-0 e cercheranno in tutti i modi di evitare di farci fare gol. Quindi credo che sia un buon modo per vedere se la Juve sia maturata definitivamente e quindi abbia fatto il salto in avanti anche quando affronta squadre chiuse, o se ci troviamo di nuovo ad avere il solito problema. Eh sì, staremo a vedere, anche perché sarà un banco di prova a dir poco decisivo. Nel frattempo la Juventus Under 23 ha rischiato in una situazione, ma è stato straordinario Coccolo. E dal tuo punto di vista, Roberto, da un punto di vista difensivo, in che cosa è cambiata la Juventus con Sarri? Ma difensivamente sicuramente difendiamo più alti, quindi, e poi difendiamo a zona, che non è proprio la stessa cosa che difendere a uomo. Però dico che in certi momenti è anche un aiuto, nel senso che ci sono dei momenti, ad esempio nei calci d'angolo io sono stato un po' scettico sulla difesa zona. L'abbiamo parlato prima. però ti parlo proprio dell'attitudine difensiva, no? Perché anche ieri abbiamo visto una linea altissima, un baricentro magistrale. Sì. No, ma infatti la Juve adesso difende molto alta, che non è sempre un bene, nel senso che torniamo perché al discorso del cucciuto di prima, se vedi una squadra che gioca in contropiede palesemente... Attenzione, Vischenara, vediamo la Ternana che prova il gol, però la Juventus esce. Ah, commettiamo questa azione insieme, Roberto, c'è Fagioli che si prova a sganciare, Fagioli viene chiuso, Fagioli che lotta da parte di Nicolò Fagioli nella sua terra, perché lui è di Piacenza e oggi è in campo a Cesena. La Juventus riesce a rallentare questa azione davvero in maniera impeccabile. Roberto, ti lascio proseguire il tuo ragionamento. No, dicevo che sicuramente difendiamo più alti e che non è sempre un bene, perché quando giochi con squadre che si difendono in contropiede e ripartono veloci, spesso rischi l'infilata. Diciamo certo. Che hai un giocatore che è in questo momento qua probabilmente il miglior centrale difensivo del mondo, che è De Ligt, che sta facendo qualcosa di straordinario. Ah, addirittura il migliore al mondo? Ma secondo me in questo momento sì, poi... perché sinceramente mi sembra che il Liverpool abbia vinto il campionato abbastanza in carrozza, però io credo che in questo momento di forma Tu ne fai una questione, dici, proprio di singolo momento, non fai una valutazione generale. Magari chiediamo ai nostri ascoltatori su Facebook e anche al 340 54 25 324 De Ligt è il migliore difensore d'Europa in questo momento, fatecelo sapere, perché è molto interessante questa dinamica che fa Roberto, con la quale sono d'accordo. Poi secondo me è comunque tra i primi tre anche in altri momenti, cioè sia comunque uno dei top mondiali, e in più credo che in questo momento sia in uno stato di forma pazzesco. Sì, sono d'accordo con te, cioè poi Matthijs de Ligt, al di là di tutto, è anche difficile da saltare. Senti Roberto, di nuovo il gioco è stato un attimo interrotto, c'è di nuovo un break, dovremmo abituarci un po' a questa situazione in generale, perché le temperature sono elevatissime e ci sono tante partite da giocare. Sì, beh, certo. Diciamo che sono partite che assomigliano un po' alle partite dei mondiali, no? È vero. Dove c'è spesso queste cose, quindi ci sta, dai, cioè, alla fine, ragazzi, non possono mica
collassare per giocare, quindi è giusto dargli la possibilità di bere, di settarsi, fermare il gioco. Credo sto vedendo che sia un Fabio Pecchia cose... a dir poco, diciamo, come dire, a dir poco arrembante con Portanova, eh. Secondo te, ma che gli secondo... ha detto? Non lo so, però secondo me alla fine partita Pecchia sarà più stanco dei giocatori. Sì, probabile, probabile. Sono arrivati tanti messaggi al 340 54 25 324. Ciao, sono Mario da Roma. Come ti sembra l'Under 23? L'abbiamo commentata, magari siamo di parte io e Roberto. Però mi sembra, forse, non voglio esagerare, però dopo la partita col Monza, anzi anche oltre la partita col Monza, la miglior partita di questa stagione della Juve Under 23, Roby. Sì, credo proprio di sì. Poi è vero che il calcio è particolare, però effettivamente io credo che la Juve abbia fatto delle belle partite quest'anno. Questa è sicuramente una delle migliori, perché tu hai detto Monza, io cito anche il ritorno con la Ferrapi Salò. Bravo, vero, anche quella. Che lì sei stata perfetto, perché lì hai difeso benissimo e hai attaccato ancora meglio. Poi per carità c'è stata anche la partita a Piacenza, insomma io credo che la Juve quest'anno abbia fatto delle belle partite e sia una squadra in continua crescita. Ho sentito il dirigente prima dire che... Attenzione che ti interrompo un attimo, Roberto, perché la Fiorentina è passata in vantaggio all'Olimpico di Roma con tanto di gol di Frank Ribéry, quindi spostandoci in orbita prima squadra, che ce l'ha il fantacalcio e quindi sei contento. Come... Però al di là del fantacalcio, carissimo Roberto, insomma, non... cioè, è finita, si dice alla fine, come ci insegna Rocky Balboa. Però, cioè, lo Tito forse ha un po' gonfiato l'ambiente, soprattutto durante il lockdown, perché è una Lazio un po' più vulnerabile rispetto a prima. Ma credo che la Lazio poi abbia il difetto, a parte che è passato sotto traccia il fatto che Inzaghi abbia più volte ammesso di essere uscito apposta dalle competizioni per concentrarsi in campionato, che io l'ho trovato di un antisportivo sta cosa incredibile, nessuno dice niente, perché se avesse fatto una roba del genere la Juve, apriti cielo. Sarri l'aveva già fatto col Napoli, dobbiamo essere onesti intellettualmente e dirlo. È vero, però posso anche dirti che non ho mai sentito Sarri dire siamo usciti per giocare una volta a settimana. È successo, ma non l'ha mai ammesso pubblicamente. Cioè, certamente, certamente. Sono arrivati tanti messaggi, li commenteremo anche con i prossimi ospiti che ci avremo in collegamento fuori Rosa TV. Roberto, ci troviamo tra poco. Dai, va bene. E ringraziamo Roberto quando siamo giunti al 72esimo allo Juventus Under 23 2 Ternana 1. Ma saluto due ospiti che ho in contemporanea, amici tra loro, strano che non siano a casa insieme, che sono il Marchese Bianconero, che abbiamo già avuto prima, e Fuori Rosa TV, ormai ciao, pilastro di questo programma. Ciao a entrambi, ciao a entrambi. Ciao Roberto, che... ciao. Allora, facciamo, visto che con il Marchese prima ci siamo persi a un certo punto, ti chiedo, Matteo, insomma, che prove hai visto dalla Juventus Under 23 fin qui, fermo restando che mancano 6 minuti, ma davvero, cioè, io un secondo tempo più sontuoso di questo, neanche quello di ieri contro Lecce della prima squadra. No, beh, anche perché quella contro Lecce è una partita di livello diverso e anche abbastanza facile da questo punto di vista. La Coppa Italia, la finale di Coppa Italia è sicuramente una partita più probante anche per un Under 23 che è fresca, insomma, ha 2 anni di vita, quindi direi che sì, sta facendo una cosa molto buona, speriamo che tenga botta per questi ultimi pochi minuti. Pochi minuti dalla storia, lo abbiamo sottolineato anche in apertura, anche con Fuori Rosa TV, a cui chiedo adesso in maniera provocatoria, ma cioè, ti ho chiesto di Touré, però, non lo so, l'indiscrezione dava Ettore Marchi eventualmente in prima squadra, in caso un'indiscrezione della stampa, in caso Higuain non recuperasse in maniera ottimale, però un pensierino eventualmente anche in chiave difensiva oppure comunque centrocampo per Portanova ce lo facciamo? Ma guarda, io credo che la Serie C aiuti questi ragazzi a fare esperienza e a prepararsi a livelli più alti, quindi secondo me se cioè nella turnazione possono entrare quasi tutti, quindi non è un giocatore credo che faccia la differenza in maniera pesante su una partita come quella ad esempio con Lecce. Chiaro che in un big match magari no, non rischierei subito, però cioè contro Lecce, contro squadre magari meno quotate,
Certo, ovviamente. E te invece, Matteo, che cosa ne pensi? Un giocatore che ti è piaciuto particolarmente e che vorresti vedere domani in prima squadra? Con la Juventus Under 23, Portanova! Prova il tiro! No! Cosa si è mangiato? Ha fatto la barba al palo, era tutto solo, come Wesley. Un po' la fotocopia, Wesley era più ravvicinato e meno defilato. Qua veramente Portanova ha avuto un'occasione macroscopica per chiuderla quando siamo all'86esimo. Matteo, ti ho fatto la domanda giusta, forse nel momento sbagliato, se volevi dirmi Portanova. No, non vuol dire Portanova. Guarda, dei giocatori che secondo me erano stati presi anche in ottica poi futura prima squadra, avrei visto Wesley come un giocatore interessante, al di là di quello che è successo adesso. Devo dire però che, visto che si parla tanto di mancanza di terzini a sinistra, io Beruato una chance la darei anche a lui, perché forse è un giocatore che era fu aggregato già nel ritiro pre-estivo e estivo quello dello scorso anno, quindi un giocatore che, come si conosce, abbastanza bene. 87esimo, ragazzi, 87esimo, e possiamo scrivere la storia. Vediamo anche la Juventus, che giustamente guadagna qualche secondo, come giusto che sia. La Juventus Under 23 di Pecchia. C'è Pecchia che, a dir poco, scatenato. Pecchia che forse è tornato calciatore in questa circostanza. Ultimi minuti di sofferenza da vivere tutti quanti insieme. Vediamo ora veramente che si guadagna quella manciata di secondi necessaria. Ora la Ternana prova a gestire questo pallone, lo gestisce anche male di controbalzo, però rimette il pallone giù il giocatore umbro, che lo smista nella direzione della corsia di destra. Vediamo la Ternana che prova la disperata con il rilancio lungo. Beruato, irrepressibile in chiusura. Allora la Juventus può ripartire, però di nuovo la Ternana conquista il pallone e lo smista dalla parte opposta. Ma sentite un po', lo chiedo a entrambi, magari iniziamo da prima fuori rosa e poi Matteo. Ma il problema realizzativo è una costante che riguarda la Juve a 360 gradi, perché anche stasera Wesley e Portanova, due occasioni praticamente buttate dal vento. Sì, diciamo che Portanova non era rivedendolo non era così facile, perché comunque è arrivata di prima, probabilmente non si è neanche reso conto di essere da solo e ha calciato di prima intenzione. Era più grave quello di Wesley, come ho detto prima. Però Wesley, come ha citato prima il nostro amico Marchese Bianconero, è un terzino, quindi l'ha messo esterno alto, però. Certo. Salutiamo Saverio Norma, che è entrato in diretta Facebook, ci scrive sempre forza Juventus, buona serata a tutti voi di Radio Bianconera, straordinario Saverio, condividi la diretta Facebook, così come Valérie Tormand, che davvero c'è stato proprio vicino e scrive, no, adesso in maniera molto ottimista, adesso facciamo il terzo gol, ce lo saremo meritato, anche il quarto, oso dire, perché quella traversa di Del Sole poteva entrare con il portiere della Ternana, che era a dir poco sorpreso. 2 minuti, ragazzi, 120 secondi più recupero dalla storia, qua la Juventus può veramente scrivere la storia. Non è mai accaduto nella storia del calcio che una squadra, un progetto formatosi soltanto un anno prima potesse aggiudicarsi il titolo ufficiale. Ora vediamo la Ternana che si prova a fiondare in avanti, vediamo ora gli umbri in possesso palla, bisogna chiuderlo, tenere quel pallone il più possibile vicino alla bandierina, pallone dentro, fuori misura. Ora vediamo quindi la Juventus che può ripartire in contropiede e ce la seguiamo insieme, ragazzi, questa azione fino alla fine. Zanimacchia che si fionda in avanti, Zanimacchia punta nell'uno contro uno suo diretto avversario, prova il tiro con il sinistro, forse qua, ragazzi, poteva fare qualcosa in più, però, cioè, a me è sembrato che è andato testa bassa davanti da solo. Stiamo sbagliando l'impossibile. Matte, ma Zanimacchia, un pensierino magari con Sarri, qualche cosina migliora, perché prima con Fuori Rosa TV dicevamo che Sarri ha detto di tenerlo perché ci vedeva qualcosa di interessante nell'ultima sessione invernale. Forse magari anche qua, magari qualche perfezionamento tattico potrebbe starci. Sì, diciamo che effettivamente hai detto una cosa giusta. Se Sarri vede una cosa di positiva in un giocatore e ci crede, può essere interessante lo sviluppo che ha il giocatore. Che è un po' il limite di soprattutto di Festi insieme, perché il limite è che spesso taglia altri tipi di giocatori, però quando poi valorizza giocatori come vuole lui, ho sentito prima l'esempio di Valdifiori al suo tempo, o Jorginho piuttosto, sono giocatori che poi vengono anche valorizzati, quindi chissà, vediamo. Poi chiaramente bisogna vedere se il salto di qualità anche di serie
può essere un limite o comunque un punto di partenza importante per vediamo una scaramuccia nel frattempo, scusa se ti interrompo, quando siamo al 90esimo, giocatori della Ternana visibilmente nervosi, Guido Marilungo che è entrato, tra l'altro un veterano, si sta indispettendo con Touré, vedremo di capire che cosa è successo. 5 minuti di recupero, 5 minuti di sofferenza assoluta, ragazzi, e qua la Ternana la metterà dentro, proverà lo spiovente, proverà veramente veramente a fare qualcosa di straordinario, cioè di straordinario fronte a Ternana, cercando di fare lo straordinario rispetto a come ha giocato la Ternana fin qui. Ha ammonito Manolo Portanova, animi tesi, non dobbiamo però, ragazzi, qua farci provocare, perché 5 minuti sono comunque tanti e insomma ristabilire la parità numerica 10 contro 10 sarebbe un errore nettissimo. Sì, direi proprio di sì. Invece, secondo te, Matte, insomma, la Juventus riuscirà a tenere la concentrazione per questi minuti che mancano con un calcio d'angolo adesso in favore della Ternana al 91esimo, un minuto andato via? Diciamo che ormai più che partita di calcio è tutta una sfida di tensione per chi legge di più, quindi ormai il calcio è secondario, quindi vediamo se siamo abbastanza in grado di reggere a livello di testa, di mente, di tutto, insomma, questi ultimi minuti, perché poi alla fine puntano molto a alternare anche su magari l'esperienza che alcuni giocatori nostri non hanno di questi momenti molto delicati, però insomma dai, siamo ottimisti per questi pochi minuti. Assedio della Ternana quando siamo al 92esimo, mischia grande in area, calcio d'angolo fuori misura che attraversa tutta quanta l'area, termina sul fondo e adesso Nocchi può prendersi tutto quanto il tempo possibile per prendere il pallone, posizionarlo, pensarci proprio bene dove rinviare, come ovviamente sportivamente, ma guadagnando minuti preziosi, perché veramente la storia, la Juventus Under 23 sono separati da un filo rosso, da veramente un filo rosso minuscolo che sta venendo sempre meno, che si sta riducendo sempre meno. Va a rinvio lungo Nocchi in questa circostanza, andrà a spizzare verosimilmente in quella zona di campo Marchi. Che partita, ragazzi, di Marchi, cioè veramente, lo sottolineavamo prima Matte con Fuori Rosa TV, cioè qua si stava sottovalutando un giocatore che c'ha una levatura, che recupera ancora palla, che recupera palla e la da qua a Portanova. Tu Matte, che cosa ne pensi di Marchi? È un giocatore comunque che alla fine è magari, come hai detto te, sono quelli meno menzionati, però fanno parte integrante di un gruppo importante anche per l'esperienza che ha. Magari chissà, una chance così anche solo per volersi l'ospizio di giocare chissà con la Juventus però insomma è un giocatore che fa dell'esperienza e della capacità di tenere la pressione importante. E noi ovviamente ce lo auguriamo, sabato 27 giugno può essere la data proprio storica, una data storica per la storia della Juventus. Spazzato via il pallone, c'è un Fabio Pecchia nervosissimo, ma anche Gallo giustamente pretende dai suoi che riescano a concretizzare il più possibile. Vediamo la Ternana ora che butta il pallone in avanti senza nessuno schema, tutti in the box quelli della Ternana, però la Juventus difende magistralmente. E vediamo ora Touré che gestisce il pallone, allarga sulla sinistra, vediamo però che i giocatori della Ternana sono ben posizionati, c'è ora in possesso palla la Juventus, prova a sfondare con Beruatto che si accentra, allarga sulla sinistra dove si è allargato Marchi che va a fare in maniera inedita di fatto l'ala sinistra, cercando di tenere il più possibile lì il pallone, prova a guadagnare un calcio d'angolo ma consegna il pallone al portiere della Ternana che adesso può rinviare, manca sempre meno, 94esimo, che sofferenza. Vediamo Iannarilli che quasi si va ad avventurare nella metà campo, non pressato dai giocatori della Juventus che non ce la fanno più, i ritmi si sono notevolmente abbassati, spizza in qualche modo la difesa della Juve con la Ternana che si fionda in avanti alla disperata, veramente la Ternana sta provando davvero l'impossibile, ma dobbiamo tenere, resistere perché qua è in gioco la storia della Juventus, è un'occasione di prestigio troppo elevata, la mette fuori in questo momento di testa Wesley, la Juventus la allontana più che può, c'è ancora qualche speranza per la Ternana, sì, perché l'arbitro non fischia la fine, 95esimo, forse lascerà giocare ancora qualcosa, complice l'ammonizione prima di Portanova. Vediamo ora la Juventus che la prova a gestire, si guadagna un fallo tattico Marchi, anzi no, l'arbitro non lo fischia e allora la Ternana recupera il pallone, però la Juventus lo tiene il più possibile lontano dall'area di rigore. Vediamo ora la Ternana che prova un'invenzione all'interno, cercato Marilungo, il tacco di Marilungo spazza via senza nessuna remora Coccolo, però ragazzi veramente qua
stiamo soffrendo in maniera macroscopica. Io ti giuro, io sta partita la sto sentendo molto più che la finale di Coppa Italia della prima squadra, giuro. Matte, sto soffrendo tantissimo. No, qua Matte stiamo rischiando troppo, però, e vediamo ora la ternata che va al tiro. Straordinario Nocchi, straordinario e irreprensibile Nocchi. Voto in pagella, Matte, così ti interpello, 9.5, anche per quella parata su, appunto, Mammarella, su punizione, poi nel secondo tentativo, nel secondo tempo. Sì, assolutamente sì, sì. Ma comunque, tornando a quello che dicevi prima, è chiaro che adesso alternando stia dando... È finito, dai! È finita! La Juventus Under 23 scrive la storia battendo la Ternana 2-1. Era cominciata male con Mammarella che aveva aperto le danze su punizione e la Juventus Under 23 l'ha ribaltata. Questa è una gioia davvero immensa per un progetto iniziato nel 2018, per un progetto che è l'unico in Italia. Ricordiamolo, nessun'altra società di Serie A ha investito su una seconda squadra. Questa è la Juventus, questa è la Juventus Under 23, ma è anche la Juventus come progetto globale. E non a caso la Juventus era presente oggi in tutte le sue sfaccettature. Fabio Paratici era qui in tribuna a Cesena ed è qui in tribuna a Cesena ad assistere alla partita. È stata fatta un'impresa straordinaria, la leggeremo sui libri di storia, ragazzi. Quelli sportivi sicuro. Ah, sportivi, magari anche a scuola, sì. Qualche ripetizione. Come si fa a vincere nel calcio? Tema libero. Fare un progetto, no, giovane. La cosa che mi fa piacere è che il progetto Juventus Under 23 venne un po' criticato. Ci furono molti scettici esternamente alla Juventus perché erano scettici su questo progetto di una squadra B. In realtà questa credo che sia la conferma che può essere molto importante sia per la crescita dei giocatori ma anche per le gioie della tifoseria, che comunque ha sia per la Juventus A, sia per anche le women, ma anche per chiaramente l'Under 23 ha più fronti su cui vincere, quindi tanto di guadagnati. L'Under 23 e soprattutto Radio Bianconera portano sempre bene. Stadio Manuzzi di Cesena ha visto trionfare le women questa stagione nella Supercoppa italiana, con le women che si sono aggiudicate la Supercoppa. Questa, ragazzi, forse era un pochino più inaspettata, con Pecchia comunque, che giustamente ha portato in trionfo. Vai! Te ne dico un'altra. L'ultimo campionato nazionale maschile giovanile della Juve è stato il campionato Under 15, che abbiamo vinto lì a Cesena 2-0 con l'Inter. Era la Juventus di Bovo, se non erro. Insomma, davvero un'impresa straordinaria. Che c'era dentro molti Tonghià, molti giocatori che adesso sono nella primavera. Bravo. No, hai detto bene. Davvero uno stadio che porta un gran bene alla Juventus. Non si è mai che facciano una finale di Champions League anche dai, l'altro. Speriamo. Dai, rinunciamo a Lisbona, petizione, e facciamo la finale di Champions League allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Che poi, ragazzi, è anche lo stadio che ci ha regalato il primo scudetto, di fatto, con quel gol di Boriel in extremis nel 2012. Ragazzi, io vi saluto entrambi, vi ringrazio, ma avete portato un gran bene e soprattutto avete fatto un gran regalo metaforico alla Juventus Under 23. Fuori Rosa TV e il Marchese Bianconero, iscrivetevi ai loro canali YouTube. Io vi saluto dicendovi solo che comunque questa coppa non è solo importante per il progetto e tutto, ma anche proprio perché è una coppa storica, c'è dagli anni 60, quindi anche il prestigio di aver vinto questa coppa è molto elevato. Bravo, hai detto bene, questo è un traguardo storico. Anche te, Matte, grazie per questo tuo preziosissimo commento. Grazie a te, Luca, saluto Roberto, il mio amico, e saluto anche i radioascoltatori che ci hanno fatto compagnia in queste due ore. Grandissimo il Marchese Bianconero. Matteo, salutiamo entrambi, sia Fuori Rosa TV e il Marchese Bianconero, e adesso andiamo ad assistere a questa premiazione, perché davvero è molto più, secondo me, questa di una semplice coppa.